sul mio nuovo canale per simulare tutto l'europeo 2020 con la nostra Italia. Signori, qua siamo contro la Turchia. Ovviamente in questa live mi giocherò tutte le partite di questo europeo, ovviamente fino a dove arriverò. Quindi che dire, abbiamo la prima partita contro la Turchia, squadra molto ostica, soprattutto ci sono giocatori abbastanza interessanti che vedremo. Innanzitutto abbiamo il nostro primo spettatore, DMD1, ciao DMD1, che dire, quindi andiamo in partita. Cerco magari di mettere la formazione a questo nuovo europeo. E Chiesa lo lascio. La Turchia, Mazzer, Çanakkale, Under, tutti questi sono giocatori veramente interessanti. DMD1 ha scritto che va a scatti. Non so che dirti perché sto provando ora a fare una live. In caso sicuramente le prossime live andranno meglio. Cerco di controllare dal telefono. Ok, qui inizia la partita. Ovviamente c'è la canzone degli europei che salteremo per ovvi motivi. E quindi inizia questa partita da Turchia e Italia. Ovviamente forza azzurri, vinciamo la prima che è importante. Allora, quante partite farai? Allora, sono nel mio girone, farò tre partite con Svizzera, vabbè, Turchia, Svizzera e Galles, e poi se mi qualificherò ovviamente, come ben sai, gli ottavi. Poi salva nel canale la live. Sì, certamente. Attenzione. C'è Jorginho sulla fascia. Ancora Jorginho. Cerca Immobile che non va. Sì, lo farò tutto DMD1, sì. Attenzione perché la Turchia qui ha dei bei giocatori. Però qui commettiamo fallo su Under. Vediamo. Attenzione. Recuperiamo palla con Immobile. Ancora Immobile. Immobile si gira, però poi c'è fallo. C'è il fallo e va ammonito, appunto. Riguardiamo. Brutto fallo. La battuta. Va per cercare Immobile. Attenzione, ancora noi, Immobile non va, già sono passati 9 minuti, qui sempre 0-0 per questo europeo. Bonucci anticipa Çanakkale, fa un lancio, attenzione però. Perdiamo palla clamorosamente. Bravo Donnarumma. Immobile. Ancora lui. Cerca Chiesa. Chiesa. La grande parata, ma poi c'è il gol. Il gol di Insigne. E subito Lorenzo Insigne.
Insigne. Arriva il gol di Insigne. Signori, Insigne. Bel gol, bravo Insigne, veramente. Un bel gol e Italia avanti di 1-0. Dai, ragazzi. Ancora la Turchia, però commettiamo fallo. Mi sa che punizione per la Turchia. Ok, il Maz che prova il tiro, ma non va. Non va. Il Maz non va. Calcio d'angolo per la Turchia. Ancora il Maz chiuso da Chiellini. Ora cerchiamo di fare il secondo gol per essere tranquilli per questo primo tempo. Vediamo, attenzione, ancora la Turchia però, sempre la Turchia. Prova il tiro, Donnarumma, Donnarumma. Donnarumma sicuro. Poggia Chiellini. Pallone per Immobile. Prova il passaggio per Ciro. Ovviamente cercherò pure di portare le carriere allenatore su FIFA 21 finché il gioco sarà ancora di moda. Attenzione perché abbiamo una buona punizione che però non vado direttamente in mezzo. Attenzione però. Ci siamo ancora noi. Giorginho. Sempre attenzione. DMD1 dice Fortnite. Ho provato con Fortnite, però laggo, non va bene. Per ora voglio portare questo. Però attenzione, occhio alla Turchia. Tiro, mamma mia. Che brivido. Che brivido. Che brivido, signori. Però la Turchia è pericolosa. Attenzione, perdiamo clamorosamente la palla così e poi meno male che. Ma confusione fra i due. Meno male che abbiamo Spinazzola lì che ha chiuso questo zona scoperta del campo. Locatelli. Insigne vorrebbe la passa a Florenzi. Ancora Florenzi. Appoggiamo per Giorginho. Insigne. Insigne mette il cross dentro per la testa di Immobile che non va. Attenzione, vediamo Bonucci. Salta però, forse c'è il fuorigioco di Immobile. Quindi DMD1, ma tu hai il canale? Magari Davide Monte mi saluti. Sì, ciao Davide Monte. E volevo dire a DMD1, ma hai il canale? Casualmente quando tu vorrai possiamo fare una collaborazione. Sì, ho il canale. Perfetto. Ci organizziamo. Attenzione, vediamo sempre la Turchia che non molla. Attenzione,
Punizione, punizione. Vediamo. Davide Monte, viva viva te, hai capito Ale? Ora a fine primo tempo leggerò la chat bene perché in questo momento diciamo che sono concentrato sulla partita. Allora, Insigne, Immobile, bello ancora per Chiesa, 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 Chiesa per Immobile, il gol di Immobile, il gol di Immobile, signori, e arriva il gol di Immobile, arriva il gol di Immobile. Ok, DM1. Intanto qua c'è il gol, signori. Il gol di Ciro Immobile. Ciro Immobile raddoppia l'Italia. Veramente una buona partita stiamo facendo. Abbiamo rischiato veramente poco. Una buonissima Italia. Attenzione, ancora Insigne. Pallone che non passa. Ancora Barella. Immobile. Ancora Immobile. Cerca Chiesa. Chiesa potrebbe andare col tiro a giro e lo fa! Federico Chiesa! E fa un gol meraviglioso! 3-0 dell'Italia! Una bellissima Italia! Un tiro di Chiesa veramente bellissimo! Straordinario! Vorrei sapere il parere di DMD1 se gli è piaciuto questo gol di Federico Chiesa. E l'Italia è avanti 3-0. Risultato abbastanza pesante per la Turchia. E finisce il primo tempo, 3-0 dell'Italia. Allora, innanzitutto vediamo di fare qualche cambio, soprattutto perché i giocatori possono essere pure stanchi. Allora, io farei entrare a, visto che stiamo vincendo così ampiamente, farei entrare Bernardeschi e farei entrare pure a posto di Jorginho, magari a Castrovilli. E niente, qui la formazione è buona. Ok, siamo pronti per iniziare questo secondo tempo. Si inizia il secondo tempo. Profilo Instagram e Discord mi metti in mod. Sì, DM1. Ora ti metterò tra i moderatori. Fammi magari. Ora metto in pausa un attimo. Attenzione, Bernardeschi. Castrovilli. Pallone che non passa. Vediamo. Ancora pallone che rimane lì. Ancora Barella. E ti crei profili pure tu. Va bene.
Dai, mettiamo in pausa e vediamo se riesco a metterti moderatore. Ok, ti ho messo come moderatore, appunto, e ora penso che lo vedrai e niente. Attenzione, vediamo la Turchia. Chiellini, bravo Giorgio che aiuta sempre la difesa. Attenzione, vediamo. Schiaccia sul name. Ah, oh, thank you. Sì. Attenzione, ancora con Barella, 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 prova il tiro. Pallone che non passa. Comunque, ora partita in scioltezza, non è. Ovviamente. Ovviamente con questo risultato sono molto tranquillo. E direi di pensare subito alla prossima partita contro la Svizzera, partita veramente secondo me molto importante. Perché da lì si vede se passiamo il gruppo già matematicamente oppure dobbiamo aspettare l'ultima partita che vi ricordo che sarà contro il Galles di Gareth Bale. DM1, io ti direi di provare altro perché ci vogliono 3 ore. Cioè sì, l'ho voluta fare così perché ho voluto fare il cammino dell'Italia. Sicuramente dalla prossima live penso che PES, non ci sarà PES, magari vediamo su FIFA qualche carriera consigliata da voi. Così, attenzione, arriva Immobile e si sbaglia un'occasione secondo me molto importante. Vediamo, vediamo, attenzione. Ancora la Turchia che è. Io e tu su Fortnite se ci riusciamo. Sì, sicuramente perché generalmente Fortnite è un gioco molto interessante. Attenzione però! Eh sì, però qua ci stiamo divorando veramente tanti gol. Veramente tanti. Scrive Ghost Dark per entrare nel party. Allora, Dark, io diciamo che per ora invitare persone nel party no, perché mi sto concentrando qua sul gioco e non voglio distrazioni perché diciamo sto portando una live dove voglio far cercare che questo cioè di che questa partita come nella vita reale, no? Una partita abbastanza tattica, intelligente, e magari un po' lunga, appunto, per anche se può sembrare noiosa, ma secondo me, se da osservata bene, secondo me è molto interessante. Perché fra due nazioni che vogliono vincere, quindi è importante. Siamo al 75esimo, l'Italia vince 3-0, partita meritata, tranquilla. Abbiamo creato azioni, la Turchia veramente poche. Attenzione però. Il tiro di Barella! Che spreca. Tiro abbastanza difficile però. Tiro abbastanza complicato, appunto, non facile.
perché ho pallone che rimane lì. Ancora Bernardeschi. Bernardeschi può provare. Tiro. Tirato malissimo. Bernardeschi veramente male ha tirato. Rimessa per noi. Gli ultimi 10 minuti la partita finirà. Ancora con Florenzi. Vogliamo fare Ghost Dark ha scritto perché non fa il pronostico di Turchia-Italia su FIFA, su FIFA. Beh, perché su FIFA non ha la licenza come su PES. Vedi, qua è molto più bello esteticamente pure, invece su FIFA non ha tutto questo, tutto ciò. Perciò preferisco fare il cammino dell'Italia su PES che ha la licenza. Mancano 5 minuti più recupero. Ragazzi della chat, ditemi che voto date a questa Italia qua che stiamo vincendo per 3-0. Attenzione però immobile. Calcio immobile. Ditemi voi, datemi un voto a questa Italia su PES, in questa partita come la stiamo giocando. Attenzione, ancora noi. Prova il tiro! Oh, mamma mia, che parata! Batte Insigne. Castrovilli di testa lo colpisce male. Può ripartire la Turchia che ovviamente non può far nulla, non la può più recuperare. La Turchia deve pensare solo alla prossima partita. Infatti sarà un minuto di recupero appunto. Ed è pure in fuorigioco il giocatore della Turchia. E quindi possiamo dire che la partita finisce qui e gli azzurri vincono per 3-0. L'arbitro ancora non ha fischiato, fra l'altro. Ancora attenzione, noi possiamo provarci con Immobile. Immobile, Barella. Prova a giro Barella. Allora, e niente, Barella ci ha provato, però l'Italia vince. E l'importante è questo, 3-0 contro una Turchia abbastanza non ci ha causato abbastanza problemi. Il migliore in campo, Federico Chiesa, con un gol meraviglioso a giro. E ragazzi, quindi ora scrivo in chat. Quindi siamo primi nel girone, con seconda la Svizzera che appunto sarà il nostro avversario. Partita di MD1 scrive 1, cioè non capisco il senso, magari 1 che non ti è, cioè 1 vuol dire siamo stati numeri 1, oppure 1 che non ti è piaciuta la partita, è stata pessima. Dimmi tu perché 1. Innanzitutto, vabbè, qui lasciamo un po' di turnover, facciamo giocare magari a Sirigu. Sicuramente facciamo giocare
Ecco, di MD1 ho scritto che siamo i numeri 1. Ok, appunto per questo. Quindi farei giocare pure a Belotti, diamoci una possibilità. Cioè può giocare pure Bernardeschi, e niente, la formazione rimane questa. Si gioca contro la Svizzera. Partita importante, molto importante, che bisogna vincerla. Ragazzi, mi raccomando, seguitemi su Instagram, che il nome è come quello del canale, Vincex con il 3, con il posto della il 3. Innanzitutto, qui ora appartellino degli europei che io tolgo perché, come per vari motivi, YouTube. E niente, inizia questa Italia-Svizzera, partita veramente importante per noi. Voglio dalla chat un pronostico. Secondo voi come finirà questa partita? Bene o male per l'Italia? Ditemi voi. Bernardeschi. Cerca il gallo. Ancora Belotti. Insigne. Può provare a giro. MD1 dice 3 a 1. 3 a 1 per l'Italia. Un buonissimo risultato. Attenzione, vediamo. Comunque, non solo di MD1, anche gli altri, se vogliono fare un pronostico, ovviamente. Possibile passaggio sul canale Viola? Sì. Sì, molto probabile, devo solo organizzarmi magari, però penso proprio di sì. Magari sul canale Viola porterò Fortnite, oppure COD, vediamo. E invece su YouTube invece porterò magari FIFA, un po' di carriere. Sì, dimmi di uno, se vuoi. Come sto avendo problemi con Twitch, con il mio account, magari non usiamo il mio canale Twitch, magari non lo so, se tu ne hai uno usiamo quello tuo. Io accetto volentieri perché sono disponibile. Dimmi, sto avendo un attimo di problemi col canale Viola, però. Vediamo se noi due possiamo usare il tuo canale. Perfetto. Vabbè, concentriamoci sulla partita che è importante, importante. Allora, innanzitutto la Svizzera, una nazione che secondo me è troppo sottovalutata, ma ha dei giocatori veramente, secondo me, forti. Però che non vengono mai nominati, sempre all'oscuro. Quindi è una partita dove devo stare attento perché a parer mio la Svizzera forse è leggermente più forte della Turchia. Perché la Svizzera ha nomi come Sommer, un portiere molto forte, di esperienza soprattutto, Scholler dell'Atalanta. Hanno pure Zakaria del Borussia Mönchengladbach, Shaqiri e Dembolo, che sono due attaccanti veramente pericolosi. Attenzione, vediamo Belotti, Bernardeschi, sempre Bernardeschi, proprio il cross in mezzo, brutto cross che non ci arriva Belotti, però attenzione, la palla rimane lì. Spinazzola, Giorginio, c'è Barella. Ci prova Barella. Sommer, grande parata. Attenzione, vediamo Giorginio. Pallone per l'Italia.
gira il Gallo Belotti, Bernardeschi, c'è Florenzi che mette il cross per Belotti. Se ne vediamo ancora, cerca il cross in mezzo, angolo per l'Italia. Batte con Insigne, potente colpo di testa, Barella! E c'è il gol di Nicolò Barella! Colpo di testa di Nicolò Barella, che fra un gran gol di Barella. Veramente un bel gol e molto importante. Fa un bel gol Barella. Ve lo faccio rivedere. Che gol. Gran gol di Barella. Veramente bel gol. 1-0 per noi. Se vuoi DMD1 possiamo streamare sul tuo canale e anche vediamo fra la prossima settimana. Buon Italia in questo momento. Ancora noi che Barella sempre lui. Sì, vai DMD1. Tanto ancora un bel pezzo di live c'è. Ancora vediamo Bernardeschi, grande parata. Florenzi. Può calciare Barella, ci riprova, ma la deviano. Fuori gioco di Insigne. Fuori gioco c'è. Ancora vediamo sul pallone, ancora Mbabu, ok, la Svizzera che ne vuole approfittare, ma vuole ripartire l'Italia, ancora noi. Sempre l'Italia, attenzione, mette cross per Belotti che non va. Vediamo, non è neanche calcio d'angolo. Non l'ha proprio toccata. Svizzera ancora l'Italia, attenzione con Bernardeschi, 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 aspetta Bernardeschi il compagno, cerca Florenzi, cross in mezzo di Belotti che prova una rovesciata che veramente ha calciato fortissimo, però traiettoria non precisa, chissà com'era se arrivava in porta. Comunque sta finendo il primo tempo, 1-0, gol di Nicolò Barella sul colpo di testa. Un buon inizio questo. Tunnel. Attenzione, vediamo. Froler. Mette cross dentro per Insigne che non ci può arrivare.
sta finendo il primo tempo, mancano veramente secondi, pochi secondi. E l'arbitro fischia, finisce il primo tempo 1-0. Aspettate ragazzi, montiamo la copertina. Allora, innanzitutto qua sto facendo la copertina del video. Innanzitutto qua, scusate se vi sto facendo aspettare, ma ok, sto salvando le ultime modifiche. Ok ragazzi, ci siamo. Direi di fare qualche cambio. Direi di fare qualche cambio, magari facciamo entrare Berardi. Direi sempre il solito Castrovilli che male non fa, Locatelli soprattutto, metterei un Ciro Immobile all'attacco. Aspetta, mettiamo Immobile. Ah, ho finito i cambi, perfetto. Allora, iniziamo questo secondo tempo, dai. Iniziamo questo secondo tempo dell'Italia. Allora, innanzitutto qua i cambi. Io già sto pensando, veramente il duro momento arriverà soprattutto agli ottavi e ai quarti eventualmente, soprattutto quando sei lì, in quella partita non puoi sbagliare. Attenzione. Insigne. Spinazzola, mette il cross. Ci prova l'Italia, prova a raddoppiare. Pallone che non passa però. Quindi ok,
che la Svizzera, se veramente riesce a pareggiare, sono un pochettino di problemi. Attenzione però, l'occasione, l'occasione, mamma mia, la parata di Sirigu. Sirigu fa un miracolo. Occhio, avete visto come hanno attaccato qua, spazio che gli abbiamo lasciato. La parata, grandissima parata di, cioè, che poi neanche la parata, veramente per poco. Occhio perché la Svizzera sta, occhio perché la Svizzera ci prova. Svizzera ci vuole provare. Ovviamente noi non la dobbiamo far passare, dobbiamo cercare di raddoppiare subito il risultato. Attenzione, vediamo ancora Immobile. Attenzione, Belotti! 2-0! Belotti! E c'è il gol! Veramente un bel gol! Un bel gol! Che serviva! Un bel gol che serviva, secondo me. Serviva veramente questo gol. Veramente molto importante. Zaccaria, occhio alla, attenzione, vediamo, noi possiamo ripartire, proviamoci pure per il terzo gol, direi, così mentalmente pensiamo subito alla partita contro il Galles, la partita che possiamo dire che se vinciamo questa sarà una partita tranquilla, perché non dovremmo avere nessun rischio. Però l'importante è vincere questa partita. Siamo ancora al 60esimo. Occhio alla punizione. Mette il cross. Può ripartire l'Italia con Berardi. Attenzione all'errore però. Che poi, meno male, cioè, se ne sono accorti la difesa della Svizzera. Buon passaggio. Barella ancora per Belotti che non aggancia. Attenzione l'Italia a mettere fisico in questa partita. C'è fuori gioco. Ancora l'Italia. Pallone per Berardi. Attenzione perché abbiamo un giocatore dell'Italia a terra. Meno male, si sta rialzando piano piano. Ancora vediamo, dobbiamo approfittarne sempre dei loro errori, ne dobbiamo fare uso noi. Ora il pallone per Zaccaria. Zaccaria pallone che non va. Attenzione Zaccaria, ancora loro, cioè, stanno facendo tanto possesso palla, noi invece cerchiamo di chiudere gli spazi, chiudere i loro inserimenti. Ancora
ancora Belotti, sbaglia. Che poi Belotti non potrà essere sostituito per ora perché abbiamo finito i cambi. Io lo volevo far entrare per Immobile, che è una punta veramente fresca. Attenzione al cross, che nulla di pericoloso. Poi Berardi vuole sfidare il giocatore della Svizzera, torna indietro. Ancora Locatelli. Attenzione, vediamo, perché Spinazzola fa un cambio gioco molto interessante. Si parte dalla fascia destra ora. Ora con l'Italia, che ora pure noi stiamo facendo possesso palla. Allo stesso tempo attacchiamo pure. Ancora con perde palla, attenzione, calcio da angolo, prendiamocelo con comodo questo calcio d'angolo. La parte Insigne, rosse dentro per Castrovilli, ha sbagliato in una maniera, cioè riguardiamola, perché veramente fuori di poco. Castrovilli, secondo me, calcia troppo in alto. Voleva metterla veramente dove il portiere non poteva mai arrivare, ma l'ha sparata veramente fuori. Ancora questa era una buona occasione, una buonissima occasione per passare sul 3-0, per metterci definitivamente una pietra sopra questa partita, che dobbiamo assolutamente vincerla e che per fortuna la stiamo vincendo. Cambio gioco, attenzione ancora a Barella, stanco Barella, perde la palla, però manca poco, signori, manca poco. Ora noi l'Italia, vediamo Zaccaria, Lang, fermiamo, ma commettiamo fallo. Punizione, batte Sciacca, cross in mezzo, Sirgu, con tutta calma se la gestisce. Cerchi Insigne, che è veramente stanco, poi non rischia nulla. Possesso palla, tanto possesso palla. Tutti stanchi veramente, però il duro sacrificio paga. Poi Chiellini evita la peggio. Attenzione, l'arbitro dovrebbe fischiare. E lo fa, e lo fa. Abbiamo vinto la partita più importante di questo girone. Abbiamo vinto la partita importantissima. Veramente una partita molto importante. Partita molto importante comunque.
che abbiamo portato a casa. Quindi, giunto qui, siamo a 6 punti. Allora, vediamo se possiamo magari, ecco, abbassare i minuti. Mettiamo 7 minuti. Avanzamento. Prossima partita. Direi che ragazzi della chat, ditemi il vostro quanto era finita poi. Abbiamo vinto 2-0, 2-0 con la rete di Belotti. E ora abbiamo l'ultima partita contro il Galles. Siamo dentro matematicamente, però ovviamente dobbiamo giocare questa. E ho abbassato i minuti così. Non durerà tanto, durerà poco. Quindi, questa è una partita importante. Ovviamente ci sarà Ramsey, Gareth Bale, giocatori da stare veramente. Ditemi il pronostico di questa. Già dentro, però ci provo! Che gol di Federico Chiesa che fa un gol meraviglioso! Un gol meraviglioso! Mamma mia, che gol di Chiesa! Signori, che gol! Ci portiamo subito in avanti. Attenzione perché sbaglia di nuovo il Galles. Ok, immobile, immobile, immobile! Ed è 2-0! 2-0 dell'Italia! Con Ciro immobile! Che ruba la palla al difensore gallese. Ed è già subito 2-0. Molto bene questa Italia. Occhio però. Fallo. Nostro. Già un bellissimo risultato 2-0. Si vede che i ragazzi qua ci tengono a fare un bellissimo europeo. Ora non abbiamo subito neanche un gol. Attenzione, vediamo. Ancora Verratti, Verratti, Verratti. C'è Immobile. Si gira Immobile. Pallone deviato. Attenzione, ancora Immobile. Ed è 3-0. 3-0! 3-0! Signori, 3-0 per l'Italia. Signori, ci siamo.
3-0, risultato veramente molto buono. C'era ancora Insigne, prova lui. Si prende il calcio d'angolo. Batte Insigne veramente largo. Però ci prendiamo la rimessa dal fondo. Ci prendiamo una buona rimessa dal fondo che serve. Ne possiamo approfittare. Pallone dentro! Fuori veramente di un nulla. Fuori di un nulla, possiamo dire. Non se l'è sentita Florenzi. Batte Sirigu. Ah no, Donnarumma. Scusate. Cerca di Insigne che non va. Lo vogliamo approfittare noi, pallone. Non è che rimane lì. Ora Barella. Federico Chiesa che fa dei gol meravigliosi. Ragazzi, appena finisce questa partita, interrompo la live perché ci sarà una parte 2. Ci sarà una parte 2. Ora ve lo specifico in chat. Ora in chat lo scrivo. Ora lo scriverò pure qua in fondo nel messaggio. Vediamo se... Ora ve lo scrivo. Ci sarà una parte. Ok. Proprio colore europeo, questo celeste chiarissimo. Attenzione, ancora Immobile, Immobile. Ancora pallone lì che rimane Donnarumma sicuro. Ancora che pallone. Mettiamo fallo.
Crack la punizione che batte Gareth Bale. Tiro di Bale, Donnarumma. La fa sua. Donnarumma, questo europeo, ha fatto due presenze con zero gol in questo momento, zero gol subiti. Anche Sirigu, grande Sirigu, pure lui, ottimi portieri all'Italia. Attenzione, Barella. Barella prova a lanciare. Ciro Immobile. Ora sempre sul pallone dentro, attenzione ancora Insigne chiuso però della difesa del Galles. Attenzione ancora, pallone per Insigne, che stanco Insigne. Tutti stanchi siamo, attendiamo questi ottavi. Attenzione per Insigne, può andare. Ragazzi, appena finirà la partita, la parte 2 prossimamente uscirà la parte 2, che è dove ci sarà tutto l'altro cammino dell'Italia. Attenzione, ancora noi. Veramente la partita è finita ormai, più anche il Galles si è arreso alla potenza della grande Italia di Mancini. Sarà un minuto di recupero, penso che l'arbitro fischierà in questo momento. È finita l'Italia. Finalmente è agli ottavi. È agli ottavi, ora vedremo contro chi saremo. Così vi saluto e domani prossimamente ci sarà la parte 2. Guardate, girone con perfetto, con 8 gol fatti e 0 subiti. Se ne va a casa la Turchia addirittura quarta e la Svizzera si qualifica con noi. E giunto qui affronteremo la Macedonia del Nord. Macedonia del Nord. La Macedonia del Nord. Allora, innanzitutto salviamo il cammino della nostra Italia. Aspettate, ragazzi. Un attimo, che se non vedete niente è perché sto salvando. Per sicurezza salviamo. Ok. Allora, Ghost Dark scrive non staccare. No, no, in pratica non stacco la PlayStation. Ci sarà una parte 2. Ci sarà la parte 2, però ovviamente prossimo cammino, perché qua siamo agli ottavi contro la Macedonia. Vediamo, domani ci sarà la parte 2 di questa del cammino degli azzurri. Va bene, ragazzi, io vi saluto e ci sentiamo domani con la parte 2 dell'Italia al Euro 2020. Un salutone. Aspetta, scusate.
Vi dico questa a che ora? Allora, penso che sarà di mattina, penso, di mattina, dark, sarà di mattina, penso. Poi in caso manderò il messaggio di quando starta la live. Va bene, ragazzi, ci sentiamo domani. Un abbraccione.